già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non so proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani a festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani a festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontrano gli altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani a festa d'aprile. Camicia nera che noi t'abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Sì, sa, le mode cambiano quasi ogni mese, ora per i fascisti si addice il borghese. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. In queste settimane i cari tedeschi catturano le nespole perfino sui peschi. L'amato Duce e Führer ci davano per morti, però noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberar l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani a festa d'aprile. Sono pregate di prendere posto. Sta per avere inizio la cerimonia che darà l'avvio alla celebrazione per la ricorrenza del 68° anniversario della liberazione. Qui al Ponte Monumentale sarà reso onore ai caduti partigiani che sacrificarono le loro vite per la libertà. Le lapidi qui poste riportano il testo dell'atto di resa, stipulato il 25 aprile 1945, tra il generale tedesco Meinhold, comandante delle forze germaniche nel settore Liguria, ed il partigiano Remo Scappini, presidente del Comitato di Liberazione per la Liguria. È riportata anche la motivazione della medaglia d'oro al valor militare, concessa alla città di Genova per il suo contributo alla resistenza dal 9 settembre 1943 al mese di aprile 1945. Nelle lapidi sono inoltre elencati 10 nomi di partigiani liguri caduti combattendo all'estero, 50 nomi di partigiani stranieri caduti per la libertà in Italia, 1863 nomi di caduti partigiani liguri, 2250 nomi di deportati nei campi nazisti. È schierato per gli onori
un picchetto del Comando regionale Liguria della Guardia di Finanza. Prende posto il labaro del Nastro Azzurro, seguito dai labari delle associazioni combattentistiche ed arma. Gatto! Prendono posto i gonfaloni della provincia di Genova, decorato di medaglia d'oro al valor civile, della regione Liguria ed il labaro dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Prende ora posto il gonfalone della città di Genova, decorato di medaglia d'oro al valor militare, a riconoscimento del tributo di sangue e di rovine offerte per la liberazione della patria. Onori al gonfalone della città di Genova, decorato di medaglia d'oro al valor militare. Si procederà alla deposizione delle corone agli eroi della Resistenza. Le autorità prendono posto al centro strada sotto l'arco del ponte monumentale. Ed ora, su entrambi i lati del monumento, saranno deposte corone di alloro da parte delle persone delle giunte nazionali, dal prefetto della provincia di Genova, dal sindaco di Genova, dal commissario straordinario della provincia di Genova, dal comando presidio militare di Genova, dal presidente delle associazioni di combattimenti e dal presidente provinciale seguirà un minuto di raccoglimento mentre il condottiere eseguirà il silenzio. Gatto! Presenta! Onori ai caduti!
e della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Genova per i fatti della Resistenza. Gatto! Testo dell'atto di resa. In Genova, il giorno 25 aprile 1945, alle ore 19:30, tra il signor generale Meinhold, quale comandante delle forze armate germaniche del settore Meinhold, assistito dal capitano Asmus, capo di Stato Maggiore da una parte, il presidente del Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria, signor Remo Scappini, assistito dall'avvocato Enrico Martino e dottor Giovanni Savoretti, membri del Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria, e dal Major Mauro Aluni, comandante della piazza di Genova, dall'altra. È stato convenuto, primo, tutte le forze armate germaniche di terra e di mare, alle dipendenze del signor generale Meinhold, si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Libertà, alle dipendenze del Comando Militare per la Liguria. Secondo, la resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini, con le consuete modalità e, in primo luogo, con la consegna delle armi. Terzo, il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria si impegna a usare ai prigionieri il trattamento secondo le leggi internazionali, con particolare riguardo alla loro proprietà personale e alle condizioni di internamento. Quarto, il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria si riserva di consegnare i prigionieri al comando alleato anglo-americano operante in Italia, fatto in 4 esemplari, di cui 2 in italiano e 2 in tedesco. Motivazione della medaglia d'oro al valor militare. Amor di patria, dolore di popolo oppresso, fiero spirito di ribellione, animarono la sua gente nei 20 mesi di dura lotta, il cui martirologio è nuova fulgida gemma all'aureo serto di gloria della superba Repubblica Marinara. I 1863 caduti, il cui sangue non è sparso in vano, i 2250 deportati, il cui martirio brucia ancora nelle carni dei superstiti, costituiscono il vessillo che alita sulla città martoriata e che infervorò i partigiani del massiccio suo Pennino e delle impervie valli, tenute dalla sesta zona operativa a proseguire nella epica gesta, sino al giorno in cui il suo popolo suonò la diana della insurrezione generale. Piegata la tracotanza nemica, otteneva la resa del forte presidio tedesco, salvando così il porto, le industrie e l'onore. Il valore, il sacrificio e la volontà dei suoi figli ridettero alla madre sanguinante la concussa libertà e dalle sue fumanti rovine esorta nuova vita santificata dall'eroismo e dall'olocausto dei suoi martiri. 9 settembre 1943, aprile 1945. La cerimonia prosegue in piazza Matteotti. Le massime autorità lasciano l'area della cerimonia. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del